Un lavoro può venire subito per qualche strana ragione che non vi so dire, oppure ci vogliono magari anni prima di riuscire anche a intraprendere quel soggetto che altrimenti non avresti mai intrapreso. Non è così facile rispondere a queste cose. Qui c'è un abisso proprio, no? Non si dice. Ti colpisce immediatamente il soggetto che vedi nel prato, nella montagna, quello ti entra e lo senti subito, come bisogna però adoperare la tecnica per realizzarlo. E allora qui c'è bisogno di studiare sul procedimento dello sviluppo del lavoro. E il tempo non si conta mai, questo è il problema, no? Non si riesce a quantificare il tempo che si può impiegare per costruire un albero, per costruire un frutto. A volte va, a volte non va, va nella ferramenta, nel ferro vecchio, perché non ti soddisfa, perché non piace. Si vorrebbe sempre far meglio, dopo alla fine ci poteva, ma sì. Poi vediamo, un'altra volta farò. Questo qui è una cosa proprio, veramente è il lavoro, il procedimento che comporta tante difficoltà. Non è semplice battere il ferro, e bisogna batterlo finché è caldo, perché altrimenti ritorna, è duro. Sono quei attimi che bisogna sviluppare il massimo, fantasia, il risultato del lavoro. Poco tempo, ma nello stesso momento molto tempo, perché non è semplice, bisogna giorni e giorni e giorni, anche mesi, anche anni. Abbiamo fatto un albero che è andato a Basilea, abbiamo lavorato 2 anni. A volte tanti non capiscono il lavoro, perché qui è fatto solo a mano. Ogni fogliolina è diversa, non è una fusione, non è una macchina che... E purtroppo questo è il mio lavoro, e cerco di continuare finché le forze permettono.